Gennaro Niro, archiviata la competizione tricolore, tra l'altro una grande soddisfazione per voi della Spike perché vi siete qualificati tra le migliori 9 d'Italia. E parliamo innanzitutto di Coppa Italia, quindi. Sì, siamo arrivati comunque fra le prime 9, è stato un grandissimo risultato. Ora riprendiamo comunque le sorti di questo campionato da primi in classifica, ne siamo questo girone di ritorno. Dobbiamo stare attenti alle tante insidie che ci troveremo a partire già dalla prima gara fuori casa contro la Fenice e poi in casa abbiamo il Lazio dell'ex giocatore dell'Isernia di A2, Mattia Rosso. Come detto, si partirà dalla capitale contro Fenice Roma, inizierà un girone di ritorno che vi vede capolista di questo raggruppamento. E a proposito, che squadre avete trovato, perché le avete affrontate tutte, quindi possiamo fare un commento, un bilancio anche sulla prima parte di campionato? Diciamo che è un campionato insidioso dove non puoi abbassare la guardia, non ci sono assolutamente squadre materasso, ma comunque il livello è bello che delineato medio, diciamo. Nei momenti in cui tu abbassa la guardia vediamo le partite contro il Pomigliano e anche i Pozzuoli, ci hanno messo in grossa difficoltà. Sicuramente il Genzano, Roma 7 e Lazio sono le squadre più temibili, insomma, per la conquista dei playoff, però insomma i ragazzi sono pronti, forti anche del risultato. Basta consolidare le certezze di questa prima parte di campionato per poter raggiungere l'obiettivo che ci siamo previsti all'inizio stagione. Un entusiasmo che cresce gara dopo gara anche tra il pubblico che è presente sugli spalti per sostenere la Spike in ogni gara interna. L'obiettivo della società, nonché anche insomma della federazione, quello di rappresentare è quella di far tornare la passione verso questo sport. Non ci dimentichiamo che è lo sport a livello di squadra più vincente in Italia. Siamo l'unica squadra qualificata a livelli per quanto riguarda le Olimpiadi con le Paralimpiadi. Abbiamo le altre squadre nazionali che sono ben piazzate con il ranking, quindi quasi sicuramente si classificheranno alle Olimpiadi. Negli ultimi anni abbiamo vinto campionati europei, mondiali, ma soprattutto anche a livello giovanile abbiamo vinto grandi tornei, quindi era giusto che tutto quello che succede a livello nazionale anche qui abbia il suo giusto risalto e rilevanza. Per quanto riguarda il gruppo invece è molto affiatato, si vede che c'è un grande lavoro dietro e un grande feeling tra i ragazzi. I ragazzi più che un gruppo sono una squadra, questa è la differenza, un gruppo sono gli amici, la squadra sono quelli che si allenano ogni giorno, si aiutano in campo e ogni momento di difficoltà, come in tante partite abbiamo svolto, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, i ragazzi insieme si sono riuniti, hanno superato queste difficoltà e hanno portato i 3 punti a casa.